Un saluto cordiale a tutti voi. Intervengo per portare questa testimonianza. Ho sentito parlare di lotte tra parroci e comitati. Allora, sono prete da 37 anni. Non ho mai avuto problemi con i comitati. E non perché gli ho lasciato fare quello che volevano, ma perché ragionando e proponendo siamo arrivati ad una conclusione equa. Però vi porto la testimonianza di un prete e dei comitati, i quali vi mandano a dire questo, che le feste delle nostre comunità non sono gestite né dalla parrocchia, né dal parroco, né dai comitati, ma dalla proloco e dai pagani. Perché? Decidiamo il taglio spirituale da dare a questa festa, ma la volete finire di annoiare il prossimo? Lasciateci andare a girare da una bancarella all'altra. Processione alle 6 del pomeriggio, perché così possono partecipare tutti. La volete capire, signori del comitato, che alle 6 del pomeriggio vogliamo andare al bar? E se voi vi ospitate a farla alle 6 del pomeriggio, noi non vi diamo soldi la nuventura. Vi mandano a dire questo, che i testi delle novene spesso parlano di Dio, di Maria e dei Santi in termini irriverenti o addirittura risibili. Ho assistito, e l'ho citato stamattina nel mio gruppo di studio, ad una diatriba tra un parroco ed un fedele molto zelante. Aveva tolto dalla novena che un santo aveva perso una chiuda. Se li ha colto, è entrato in sacristia. Non vi dico che l'ha preso a schiaffi, ma pressa poco. E in termini anche molto ma molto irriverenti, i testi delle novene andrebbero rivisti. Se un gruppo di studio, chi ne è capace, io non lo sono, li riprendesse in mano e li adattasse alla sensibilità e allo spessore teologico dei cristiani di oggi, forse farebbe un buonissimo servizio. Come un buon servizio farebbe se i testi dei coniugi, che ancora si cambiano,